Nel 2016 è stato l'anno dove sono stati collocati tre stabilimenti su quattro del gruppo, uno a Esselunga, il sito di Spitaletto, uno alla Ferpar del gruppo Feralpi, il sito di via Brescia, e il terzo, che è quello che riguarda invece la Stefana, ex Stefana di Montirone, è stato assegnato appunto all'Alfacciai, sempre per quanto riguarda il periodo di maggio-giugno 2016. Rimane aperta la vicenda di via Bologna, il sito via Bologna, perché adesso sono 145 dipendenti, i lavoratori oggi sono in cassa in deroga fino al 30 di dicembre, e poi abbiamo sottoscritto in regione la settimana scorsa un altro periodo di cassa in deroga che dal 30 dicembre arriverà al 28 di febbraio 2017. Qui per questi 145 lavoratori c'è ancora una copertura appunto data dalla cassa in deroga fino appunto al febbraio del 2017. Sappiamo, perché c'è stata la dichiarazione appunto in sede regionale da parte del liquidatore, che ci sono gli interessi, che si sono manifestati interessi nei mesi scorsi, questi interessi sono ancora attivi a tutt'oggi, e chiaramente ho la speranza che vengano, come dire, a concretizzarsi questi interessi appunto facendo un'offerta anche per il sito di via Bologna. Anche perché è vero che questo è un parziale successo, però è vero anche che febbraio non è poi così lontano. Chiaro, chiaro, questo sappiamo bene che febbraio non è lontano, però la stessa indicazione che adesso, diciamo così, ci fa ben sperare, l'indicazione che ha dato il liquidatore e il commissario, ripeto, in sede regionale. Poi da qui ad avere le carte che ci dicono che ci sono delle offerte e che sono depositate, questo chiaramente oggi non c'è. Noi stiamo su quello che ci hanno riferito e che crediamo, come dire, si possa concretizzare. Lunedì scorso è stato presente in stabilimento un altro, diciamo così, un imprenditore che ha dell'interesse, sembra di carattere immobiliare, per quello che abbiamo riuscito a capire, però vediamo insomma gente che va e che viene, e ripeto, la speranza è che questa cosa si concretizzi, insomma, ecco.